porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Ultimamente capita spesso di leggere di cittadini che sorprendono per l'ennesima volta i ladri in casa e sparano loro per poi beccarsi un'accusa di omicidio volontario, più delle volte vengono proprio indagati a piede libero. Lei cosa ne pensa? Ritiene giusto che vengano utilizzate le armi per difendersi dai ladri che entrano nelle proprietà private? Allora, ritengo giusto che vengano utilizzate delle armi, perché ovviamente il cittadino comune parliamo, non parliamo di super sportivi o comunque dei super preparati tecnicamente. Il cittadino comune può difendersi da un ladro solo usando qualche cosa, comunque deve trovare il modo di spaventarlo. Ovviamente usare un'arma da fuoco diventa una cosa esagerata rispetto al danno che il ladro alla fine può procurare. Cioè, se capitasse a me, io in casa non ho nulla di particolare valore, il ladro faccio volta dall'altra parte, cerco di dormire e faccio finta di niente. Questa sarebbe la mia reazione. Però è chiaro che se qualcuno deve difendere alcune cose preziose e viene sorpreso dal ladro in casa, deve usare qualche cosa per difendersi, anche perché abbiamo trovato nella cronaca ultimamente delle situazioni in cui il cittadino viene preso in ostaggio dal ladro e convinto a dare tutto quello che possiede in casa al ladro stesso, e di conseguenza ovviamente uno cerca di difendersi il più possibile quando si trova di fronte a situazioni di questo tipo. È ovvio che ovviamente un bastone, non dico coltelli, però un bastone o qualche metodo dissuasivo deve essere usato. Quindi comunque non l'arma da fuoco, l'arma da fuoco solo per intimidire ma non per uccidere. Assolutamente, io non la terrei nemmeno in casa, non sono proprietario di nessun'arma da fuoco, io non la userei assolutamente un'arma da fuoco. È chiaro che un gioielliero, comunque qualcuno che ha dei particolari valori legati poi al lavoro di una vita, in realtà, perché alla fine è questo che, di cui stiamo parlando, è chiaro che deve cercare un metodo dissuasivo più convincente. A monte ci sta ovviamente un controllo abbastanza lasco da parte delle forze dell'ordine, le quali il loro compito è comunque quello di mantenere l'ordine, quindi un eccessivo accanirsi di furti, di delinquenza, come spesso troviamo anche nella nostra cittadina di Voghera, perché alcune zone sono a tutti gli effetti da una certa ora in poi nelle mani degli extracomunitari e comunque degli spacciatori, e quello porta a tutta una serie di conseguenze, di persone che controllano quando entri, quando esci di casa, quando sei presente, a ricaduta direttamente col problema dei furti. Io ritengo che la proprietà privata sia inviolabile, e quindi io penso che chi entra con queste intenzioni io devo avere quantomeno la possibilità, non dico di difendermi, ma almeno di proteggere i miei cari e comunque la mia proprietà. Io vedo quello che sta succedendo e soprattutto quello che non si sta facendo per evitare questo, ed è il problema più grosso secondo me. Che cosa si dovrebbe fare? E le leggi dovrebbero permettere che le persone che vengono trovate a delinquere vengano punite con sanzioni, o meglio, con pene ben più severe, e soprattutto che vengano rispettate queste pene, cioè non è che dopo 6 mesi o dopo 2 settimane sono fuori e sono in giro pronti a fare la stessa identica cosa. Quindi diciamo che è favorevole. Io se le dicessi però che negli USA è stato fatto uno studio che dimostra che il fatto per cui in America c'è il più alto tasso di omicidi con arma da fuoco non è perché ci sono più armi negli Stati Uniti che in altri paesi, ma perché i mass media e le istituzioni fomentavano questa politica di paura. Secondo lei consentire alle persone di difendersi da criminali, dai ladri, anche con le armi, non farebbe diventare il nostro paese un Far West? Anche con le armi, io sono convinto che se la legge e la giustizia funzionasse, non ci sarebbe bisogno di ricorrere alle armi. Questa è la realtà, poi non è che sto dicendo cose che penso che tutti la vedano così. Cioè, se uno entra in casa mia deve sapere che nel momento stesso che viene preso con le mani nel sacco, viene commette un reato, deve essere punito. Forse i ladri non hanno sufficientemente paura. Bravissimo. Perché nel loro paese non lo fanno?
perché evidentemente hanno punizioni ben più severe. Io non dico di tagliargli le mani, perché questa sarebbe forse una barbarie che non ci dovrebbe essere. Cioè, se se ne fregano di finire in galera, vuol dire che stanno meglio in galera che in giro, quantomeno mangiano, quantomeno non hanno problemi, e allora? La risposta penso che sia ovvia, ecco. Dovrebbero sparare. Dovrebbero sparare. Lei quindi è d'accordo che una persona si difenda dai ladri sparando? Cosa può fare? Intanto la giustizia non li aiuta, perché loro sparo e bomba. Secondo lei se... Tutto giù dal balcone. Secondo lei non si rischierebbe di trasformare le città in un far west? Sì, è vero anche quello, ma d'altronde cosa si fa? D'altronde, almeno io la vedo così. Se capitasse lei e se avesse lei un'arma in casa la utilizzerebbe? Sì, sì, gli sparo in testa, boh, basta. Se non mi sparo prima lui, gli sparo in testa. E se poi venisse accusato di omicidio? E vabbè, quello è da provare. Per legittima difesa si può anche... Lui voleva uccidere me, io ho ucciso lui e boh.